Atmosfera dei grandi eventi e campioni da tutto il mondo dal 10 al 17 luglio al Circolo Tennis di Fano con il primo torneo internazionale maschile da $15.000. Volevamo riportare a Fano il grande tennis finito nel 2005 con il torneo da $75.000 femminile. Questo torneo internazionale nasce con l'idea di dire che sarà il primo di una serie. Pensiamo oggi di fare questo torneo da $15.000 con ospitalità, che è la prima data possibile che è stata trovata nel calendario della Federazione Internazionale. C'è un progetto per dire andiamo avanti con questi tornei internazionali negli anni, quindi pensiamo che questo sia il primo di una serie e ragionevolmente di poter crescere nell'arco di un biennio, di aumentare anche il montepremi, di aumentare la qualità dei giocatori. Abbiamo la testa di serie numero 1, che è il numero 160 del mondo, già è stato numero 114. Poi abbiamo il testa di serie numero 2 in argentino, lo stesso molto forte, conosciuto nel panorama internazionale, una rappresentanza italiana molto fornita, 6 prima categorie italiane nel tabellone principale. Anche il tabellone di qualificazione è assolutamente di livello. Le wild card che abbiamo dato sono dei tennisti molto molto promettenti, tra cui ricordiamo Giacomo Micini, già campione mondiale a squadre, campione europeo under 14. E il torneo si svilupperà nei primi 2 giorni con un tabellone di qualificazioni e poi da lunedì inizia il tabellone principale, dove entrerà il main draw con gli 8 qualificati del tabellone precedente. A Di Fano abbiamo dato una wild card al tennista che adesso in questo momento sta rappresentando meglio Fano in giro nel circuito regionale nazionale, che è Gianluca Landini, e speriamo, insomma, che faccia la sua bella figura.